perché soprattutto in questo paese abbiamo contato in un anno solo 21.000 infibulazioni. L'infibulazione è una cosa drammatica. Si taglia gli organi genitali della donna. Possono fare sesso, ma non devono godere. Questa è la cosa più vigliacca che si possa fare una persona. Guardate, noi ci meravigliamo, ma c'è stato un medico islamico in collegamento con la regione toscana, aveva fatto un progetto di legge per fare l'infibulazione, come dire, si può dire gratuita, compensata dall'USL, una cosa mai vista, mai. Oh, qui bisogna dire che questa gente qua che mette le mani addosso alle donne che sono bambine, vanno messe in carcere, vanno buttate via le chiavi, perché questi sono dei vigliacchi criminali.